C'era una volta una donna di 38 anni, figlia unica e ex epilettica parziale, che viveva con i genitori e amava passeggiare nei social network. Credeva fermamente che dietro ogni profilo ci fosse una persona, non un robot. Ma si sentiva frustrata dalla mancanza di connessioni profonde e autentiche. Si lamentava spesso che le persone fossero troppo restrittive e non riusciva a globalizzarsi nel mondo virtuale. Parlava solo con pochi e sempre gli stessi, ignorando spesso chi la seguiva senza fornire informazioni veritiere. La sua solitudine virtuale la faceva infuriare e passava le giornate a sfogarsi attraverso video su YouTube, cercando di spiegare quanto i social fossero parte integrante della vita reale. Ma nonostante tutto, quella donna sentiva che c'era qualcosa in lei che le impediva di fare connessioni significative, sentendosi sempre più isolata e disorientata nel mondo digitale.